Venendo alle questioni di merito, la salute, la sanità. La Regione ha investito altri 60 milioni di euro scavati nel nostro bilancio per il nostro personale dipendente. Sono risorse importanti, ancora limitate ovviamente, ma era il massimo sforzo che potessimo fare per dare una mano ai nostri dipendenti. Questo consentirà, per esempio, di completare l'attività dell'ospedale Landolfi nell'ambito del Moscati di Avellino. Sta venendo fuori un ospedale bellissimo a Solofra che avrà la possibilità di un'attività completa. Lì avremo reparti specializzati per l'ortopedia, soprattutto per le protesi all'anca e al ginocchio. È una delle due voci di mobilità passiva. La mobilità passiva della Regione Campania non è la neurochirurgia, l'oncologia, noi immaginiamo questo. No, no. Le voci più importanti di mobilità passiva, cioè i nostri cittadini che vanno a curarsi a noi, sono l'ortopedia, protesi al ginocchio e all'anca, e gastrochirurgia, interventi sull'obesità. Sono cose che possiamo fare tranquillamente anche in Campania, sinceramente. Faremo anche una campagna di informazione più attenta.